Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La videoricetta di oggi saranno i panini al latte tipo hamburger. Per preparare i panini al latte tipo hamburger occorrono 300 ml di latte tiepido, 600 g di farina, 35 g di lievito di birra, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 45 g di strutto, tre chiare e per guarnire il sesamo col tonno d'uovo. Prima cosa mettiamo il latte con il lievito e facciamo sciogliere il lievito. Dopo aggiungiamo lo zucchero per dare forza al nostro lievito. Mettiamo l'albume e mescoliamo. Mettiamo lo strutto. E poi incorporiamo un po' di farina, circa metà. Iniziamo a impastare. Iniziamo a impastare per 3 minuti. Dopo 3 minuti aggiungiamo il sale e incorporiamo un po' per volta la nostra farina fino a esaurirla. Poi continuare a impastare per almeno 10 minuti. Dopo 10 minuti prendiamo la nostra pasta e la lavoriamo sulla spianatoia. Mettiamo un po' di farina, vediamo se spazi bene. Mettiamo anche un po' di farina sulla spianatoia. Vedete, è un impasto morbido. Ora, appiattite l'impasto, levatevi tutta l'aria e cominciamo a dargli forza. Iniziamo a fare un pochino di pieghe. Così. Così. La dovete sentire bella elastica. Vedete? Rotolino. Poi formiamo una pallina. E la metteremo a lievitare in una ciotola. Ma di tutto prendiamo la nostra ciotolina, la untiamo un pochino, in modo che dopo la stacchiamo per benino. La mettiamo dentro, ci versiamo un goccino d'olio, spennelliamo, la copriamo bene e la lasciamo lievitare per almeno un'ora. Dopo un'ora vedete che è proprio arrivata all'ora, ha raddoppiato di volume, vedete, bello lievitato. Adesso mettiamo un pochino di farina sul piano dal lavoro e cerchiamo di rovesciarlo. Si dovrebbe staccare perché abbiamo messo l'olio, che è abbastanza, giusto un pochino. È un impasto molto soffice. Adesso facciamo come prima, dobbiamo ridargli forza. Vedete, schiacciate, togliete come abbiamo fatto prima tutta l'aria, un po' di farina e cominciamo a piegarlo, a dargli forza.
levati anche i bordi, così. E poi sentite proprio nelle vostre mani che è bello elastico, gonfio. Mettiamo un pochino di farina. Ora lo coprite con un panno per 10 minuti. Adesso diamo la forma ai nostri panini. Io non li voglio fare tanto grandi, li farò di 60-70 grammi proprio da aperitivo. Se ne volete fare di quelli più grandi, tipo hamburger come quelli del McDonald's, dovete fare almeno di 120 grammi. Io li faccio piccolini, pezzettini. Poi schiacciate bene. Questo è importante, dovete dare forza al vostro pane, sennò ammosciano. Cominciate ad arrotolarlo su se stesso, lo sentite già più elastico. Dopo lo rigirate dalla parte dove c'è la riga e cominciate ad arrotolarlo. Poi vedete, dovete fare tipo un palloncino. Dopodiché lo posizionate nella teglia in carta forno. Continuate così finché non sono finiti tutti. Ho messo un torlo d'uovo con un goccino di acqua. Adesso spennelliamo il nostro pane. Gli darà un bel colore e saranno più lucidi. Dopodiché aggiungerete del sesamo. Continuate così con tutti quanti i panini. Una volta messo il sesamo e l'uovo in tutti i panini, vanno fatti lievitare per circa 45 minuti. Dopodiché andranno infornati a 190 gradi a forno preriscaldato per circa 20 minuti. A dopo. Sono trascorsi 40 minuti, come vedete il nostro pane è raddoppiato. Adesso, come avevo detto prima, lo inforneremo a forno già caldo a 190 gradi. Per circa 20 minuti. A dopo. Ed ecco qua che dopo appena 20 minuti i nostri panini sono pronti. Sono davvero buoni, sono morbidi, soffici e davvero gustosi. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto.